Giovanni Verga la definì una bomba sotto l'edificio della realtà. Rileggere questo testo circa 100 anni dopo, che riflessione le dà? Quanto tempo ho a disposizione? Quanto Molto. vuole. Non è facile rispondere senza dire delle banalità in poco tempo a una risposta del genere, a una domanda del genere. E sicuramente questo film affronta tra i vari argomenti anche un'idea che ha ossessionato la mente di Pirandello e in qualche modo ci ha restituito un suo senso della vita, e cioè che gli uomini hanno la necessità di ingannare di continuo se stesso con la creazione di una realtà che però all'improvviso può rivelarsi fittizia, vana. E questo il film credo che lo racconti molto bene, anche se in maniera leggera, divertita. Ma è un testo immortale perché è un testo che ha rivoluzionato il nostro rapporto con la realtà e il teatro. È un testo che subito dopo quella prima che noi raccontiamo al Valle, che fu molto tumultuosa, ebbe un successo mondiale che lo portò al Nobel. Quindi è un testo che secondo me parla ancora oggi in modo. È diventato un nostro modo di vedere le cose, difatti Pirandello è diventato un aggettivo, si dice pirandelliano per dire una realtà che non sapremmo descrivere in altre parole. Il mio primo incontro con Toni Servillo, ma Toni ci conosciamo da tanti anni, abbiamo la stessa età, facciamo teatro, amiamo le stesse cose, abbiamo cominciato col teatro, ci siamo incontrati la prima volta proprio per vicende teatrali e poi io ho fatto con lui Viva la Libertà, il mio primo film con Toni e Viva la Libertà, dove lui faceva una coppia di gemelli, interpretava due personaggi. È un attore che amo molto, che può fare tante cose, può raccontare tante dimensioni dell'essere umano. Diciamo che il film raccoglie tutta una serie di suggestioni così, di una vita nel rapporto con una materia così importante come quella dell'opera di Pirandello, anche della sua biografia. Io sono siciliano, quindi la cosa si fa anche più complicata. E quindi il film è stato la decantazione di tutto questo in un modo anche divertito, perché abbiamo affrontato questo personaggio in modo forse diverso da quello schema un po' arduo, astruso che propone Pirandello. Certamente c'è molto di vero, diciamo, anche se si mescola a fatti fantastici, cioè anche se Nofri e Bastiano non sono mai esistiti o sono creature nostre, molte cose del film sono vere, cioè sicuramente è vero, soprattutto il rapporto con un mondo che è quello del circondario di Agrigento, di Girgenti come si chiamava allora, e che Pirandello ha sempre tenuto presente come ispirazione della sua opera. C'erano, a parte la balia, che come sapete è anche quello un personaggio molto importante della sua biografia, Maria Stella, che appunto per un bambino che era figlio di una famiglia abbastanza disfunzionale, si direbbe oggi, con un padre che lui odiava, con una madre complicata. Questa balia è stato un perno della sua vita affettiva e anche la depositaria, quella che gli ha trasmesso tutta una serie di leggende, di favole, come per esempio la favola del figlio cambiato. Questo è un dato, per esempio. Poi lui si sa che andava in questa biblioteca lucchesiana dove c'era un bibliotecario che gli raccontava le storie di corna di Girgenti e tutte cose che in qualche modo filtrano nel film. E soprattutto dici tu l'amore per il teatro, certo è l'amore per il teatro anche in quella parte che può sembrare un po' baracconesca, un po' così cialtrona, che è tipico di un certo modo di approcciare la farsa, che io invece vedo con grande simpatia come penso la vedesse anche Pirandello. Pirandello ha avuto molto a che fare anche con i comici siciliani, con Musco, si è dedicato. Addirittura prima di andare a Bonn ha fatto un'immersione nelle leggende e nelle tradizioni popolari di quella zona facendone la tesi di laurea. Quindi diciamo che ci sono tutte queste cose, ma appunto decantate in un racconto fantastico. Era ovvio che facendo questo film sulla
su Pirandello io pensassi a Tony, con cui abbiamo fatto altri due film, con cui condividiamo tanto sul piano del teatro, cioè siamo proprio due uomini di teatro, e soprattutto l'adesione a una certa Sicilia, che anche Tony della letteratura, e sicuramente un autore come Pirandello è imprescindibile, è stato un autore importante per entrambi. Non avrei mai immaginato un anno e mezzo fa di avere l'opportunità di fare due film in cui mettere tutto l'amore possibile per questo mestiere che esercito ormai da più di 40 anni in maniera militante, sottolineo questa parola, perché militante vuol dire che te ne fai una preoccupazione tutti i giorni della tua vita, e di farlo con due registi, con Martone, con cui ovviamente, come sapete, condivido un'avventura nel teatro da quando avevamo 18 anni, e con Roberto, perché sono due registi che fanno teatro. Roberto ha appena finito le repliche di uno spettacolo qui a Mercadante, io ne sto preparando uno che debutta al Piccolo e poi viene al Bellini qui in questa stagione, Martone sta preparando un nuovo allestimento di Romeo e Giulietta per il Piccolo, cioè siamo uomini di teatro che non alternano o non aspettano di fare il cinema come occasione mentre fanno il teatro, viceversa, ma fanno tutte e due le cose con estrema passione. D'altronde la storia della mia compagnia di Teatro Uniti è una storia che ha intrecciato talmente tanto il cinema e il teatro, per cui avere, diciamo, l'occasione adesso che siamo un pochettino più grandi di poter con due film omaggiare la passione di una vita attraverso due artisti completamente diversi, però simbolicamente forti, di una civiltà teatrale. Scarpetta riuniva intorno a sé una città intera, Pirandello ha fatto con questo testo del teatro una cosa che prima non c'era, e dopo questo testo bisogna fare i conti, insomma, con questa lettura così audace del rapporto tra persona, personaggio e anche con lo spazio scenico, no? Di immaginare negli anni 20 vedere entrare delle persone, oggi è un fatto ovvio, quasi anche che sfiora la maniera, no? Far entrare gli attori dalla platea, allora non era così usuale, e soprattutto che chiedessero di essere risolti, messi in scena, che cercano un autore, questo ha scoperchiato le menti di tante persone fino ai giorni d'oggi, perché insomma sono piuttosto recenti gli allestimenti bellissimi dei sei personaggi di Cecchi, di Luca Ronconi, di Vassiliev, insomma, quindi è un'officina quella di Pirandello a cui non ci si può sottrarre se si riflette su questo mestiere, sul recitare, sul mettere in scena. Nonostante Pirandello, questo film e anche il film di Martone dedicati al teatro, farebbe piacere che voi comunicasse al pubblico che sono due film che fanno innamorare della vita, cioè che sono commoventi, allegri, generosi di sentimenti, perché poi alla fine questo omaggio che noi vogliamo fare al teatro in una società che inclina sempre di più verso la morte è un omaggio che facciamo indirettamente alla vita, anzi direi anche esplicitamente, no? Alla gioia dell'avventura della vita. Quindi non comunicare che è un film che si diletta di speculazioni su Pirandello in maniera criptica o faticosa, ma invece attraverso questa avventura pur molto affascinante, che sta all'origine della nascita di un capolavoro, però celebra la vita. Cioè, cosa significa celebrare la vita alle origini di un capolavoro del genere? Che la ritrova appunto attraverso la balia, attraverso la sua lingua, attraverso quel paesaggio, quegli usi, quei costumi, attraverso quel modo anche, pure questa è una cosa che non è affatto nuova per i napoletani, attraverso questo commercio con la morte, i becchini, i morti sospesi, no? Le attese delle sepolture, no? Tutta questa sono cose che ci apparentano molto, no? Poi noi napoletani le decliniamo più sul versante dell'armonia, non voglio dire della commedia, no, loro invece sono tragediatori, cioè sono più
però questa più tragici, però insomma questo muoversi tra la luce e il lutto, per citare Bufalino, l'omaggio alla vasta sabbia, è una cosa che ci sta. Sì, voglio dire, quante volte noi conosciamo un pubblico che si riconosce, ferma, interrompe, ce l'abbiamo anche nella nostra tradizione, no? Quindi, la sceneggiata e tant'altro, quindi le vastasate corrispondono alle nostre sceneggiate, poi con delle differenze. Quindi insomma tutto questo aspetto direi di un'avventura intellettuale, ma che contiene un erotismo per la vita che secondo me apparenta i due film, che pure sono molto diversi tra di loro, è una cosa importante da comunicare, sennò sembra che facciamo, cosa che non è, un film escatologico sul pirandellismo, ecco.